In guerra si sa, spesso e volentieri si prendono decisioni che risultano agli occhi di molti impopolari. E quello che andremo a fare in questo episodio sarà probabilmente una decisione che a molti di voi potrebbe non piacere. Di che cosa sto parlando? Lo scopriamo subito dopo un piccolo suggerimento. Da ormai 2 anni che la Legge Italica è partner di Eneba.com. Visita attraverso il nostro link che puoi trovare nella homepage del canale il marketplace più conveniente dove acquistare tutti i tuoi giochi preferiti e non solo. Un sito sicuro, affidabile al 100% ed europeo, ricco di novità ma anche di tutti i titoli che hanno fatto la storia del gaming. Su Eneba.com puoi trovare sconti incredibili su giochi, applicazioni PC, ma anche abbonamenti per Xbox, console e molto altro a prezzi stracciati. Acquistare su Eneba è facile ed oltre a farti risparmiare aiuta anche la nostra community a crescere. Tutti i titoli AAA del momento e i grandi giochi in prossima uscita già disponibili in pre-order. Seleziona il prodotto che stai cercando e ricorda, al momento del checkout, di inserire il codice sconto CLANLEGIO per ricevere un ulteriore sconto. Eneba.com, il marketplace europeo per i ciccioli belligeranti più esigenti che vogliono spendere poco. Parola di dittator. Ciccioli belligeranti, buongiorno e bentornati dal vostro dictator Lawrence. Come vi ho detto nella breve introduzione, oggi dobbiamo prendere una decisione drastica. E questo perché? Perché sul grosso ciambellone noi siamo praticamente costretti anche ad andare a rasciare Tumulo Tell, perché io ho paura che gli altri elfi possano passare da sotto e ci possano sottrarre una provincia che per noi è estremamente importante, soprattutto perché ci sono le tinture. Detto questo, io opterei per reclutare eventualmente un altro predone dell'Ellirion e andare dall'altra parte per prendere la decisione più dolorosa possibile, che è la seguente. Allora, Sì, io voglio questo è abbandonare queste terre perché con Skarbrand in procinto di arrivare, Skarbrand che ci ha dichiarato guerra nello scorso episodio, e con Anord dei Pelleverde con i quali abbiamo dei rapporti terrificanti, quindi è molto probabile che da un momento all'altro ci dichiarino guerra. Oltre a questo, noi abbiamo anche gli uomini bestia che ci hanno attaccato e ai quali abbiamo sottratto queste città. Direi che però al netto di tutto c'è anche Malagor, dal quale stiamo fuggendo. Questa qua è una zona, raga, che oggettivamente potrebbe risultare un po' la tomba della nostra spedizione. Per questo opterei per eliminare tutto l'esercito di Eltarion. Magari proviamo d'accordo. a mantenere solamente queste unità alle quali chiederemo di attraversare, diciamo, tutto il canale, fondamentalmente. Eltarion, io a te ti sostituirei. Non te posso sostituire. Dolori. Dolori, dolori, Qui era dolori. E allora questo. fai una cosa, inizia ad imbarcarti e inizia a fuggire. Giusti. Inizia a fuggire da queste terre. Io non vado a demolire le cose perché comunque intanto degli introiti ce li danno. Probabilmente potremmo abbandonare questo insediamento. Galbraz. Non possiamo abbandonare. No, sì che possiamo abbandonare. No, non possiamo abbandonarlo, Galbraz. Perché? Perché è sotto assedio? Noi possiamo abbandonare solo gli insediamenti minori, ok, non il capoluogo di provincia, perfetto. Allora, abbiamo sbloccato una ricerca. Io andrei per prenderci guardie del mare. Prendiamo l'addestramento della milizia. Torniamo dall'altro lato perché c'era una skill da assegnare a lei. Ti prendi cecchino di livello 2 e ti prendi anche il maestro di lame. Passiamo il turno. Noi adesso dobbiamo cercare. Eccolo qua che è arrivato. Gli esuli di corn di Skarbrand, Sì, ragazzi, questo è assolutamente. devastante.
Con l'esercito che abbiamo, guarda, proprio l'ultimo dei miei pensieri è quello di affrontarlo in questo momento. Via. Questo distrugge qualsiasi cosa. Anche lei ha il cuoricino. È la signorina del cuoricino. Cos'è sta roba? Non importa i ninnoli elfici perché ne produci anche tu. Ma cos'è il ninnolo elfico? 35 monete, ci compriamo il mangiare per il pappagallo che vive sopra le montagne. Eccolo qua. L'avevamo appena accennato. L'avevamo appena accennato, intanto questo pelle verde decide di dichiararci guerra. Mamma mia, ragazzi, questa zona è devastante. È devastante questa zona. Prima ce ne andiamo, meglio è. Siamo già in acqua. Io spero che questi non ci inseguano anche in acqua. E soprattutto la cosa che mi fa paura è che quando abbiamo startato questa campagna, Eltharion era già comparso in questa zona. Quindi ciò che separa il ciambellone da questa colonia che ci apprestiamo ad abbandonare è completamente sconosciuto. E io non vorrei ritrovarmi di mezzo cose fastidiose. Dov'è? Ah, il range arriva lì. Quindi tu fai una cosa, vieni qua. Proviamo a rusciare il tumulo, anche perché qua ci sono degli eserciti che potrebbero andare a romperci le palle. La Lady della Phoenix, della Fenice. Corri, 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 corri. Tan, 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 tan. No, passa di qua, va. Lì ci sono i lucini. Cambia niente. Non cambia assolutamente niente. 1200 noi non possiamo reclutare perché siamo in territorio nemico. E 2 turni per la cittadina elfica. Molto bene. Molto bene per la cittadina elfica. Ma con questi ci hanno massacrato tutto il massacrabile. Tutto il massacrabile. Cioè, anche a vincere una di quelle battaglie, cosa che presumibilmente, forse con Skarbrand no, ma con gli altri una minima possibilità ce l'avevamo. Il discorso qual è? È che dopo. Come facevamo a fare replenishment? Cioè, questi ci stanno massacrando a manetta. Cosa ci dà lui? Importiamo marmo per 80. E loro. Ah, vedi che gli piacciono i ninnoli elfici a questa gente qua. Ma chissà che cosa sono i ninnoli elfici? Io non lo capirò mai. Safery è morta. Che cos'è Safery? 2003. Ah, questi sono rimasti qua. Allora, noi facciamo una bella cosa. Rusciamo qua. Rusciamo al volo. Vittoria di misura. Perdiamo un cavaliere, ma non mi interessa. Non mi interessa. Io direi che potremmo anche fare un occupa e saccheggia. Flagello degli orchi. Bene, 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 bene. Così abbiamo praticamente fatto capire a questi tizi che qua non devono venire a rompere le palle. Abbiamo perso. Cosa abbiamo perso noi qua? No, prendi 2 di questi. Ottimo, ottimo, Velissan. Dov'è lui? Tan 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 tan
questo tizio? Topini. Merda, siamo in guerra coi topi. Questo produce ninnoli elfici pure lui. Questa provincia qua però sai che... Beh, oddio, livello 3 da 300, eh. Allora, ripara questo che è ninnolo elfico, ripara anche questo al volo. Perfetto. E sapete adesso io che cosa farei? Skilliamo lei. Skilliamo lei, ti prendi. Ti prendi, ti prendi.
antico valore contro gli elfi. Non che ci serva molto, eh. Cioè, al momento. Perché poi in realtà gli elfi oscuri ci vogliono pestare. Prossima mossa che volevo fare era quella di mettermi esattamente a metà strada tra il capoluogo di questa provincia e la città sull'isola e vedere che cosa decide di fare lui. 3 turni, 1.500, paghiamo 1.500, che del fervore contro sta gente in questo momento potrebbe farci comodo. Tu fai una cosa, vieni qua. Mettiti in imboscata, vediamo che cosa combinano. Noi possiamo costruire qua. Che cosa possiamo costruire? Il boschetto. Sblocca l'arruolamento della grande aquila, l'uccello del piacere. Sì! Bravo, Eltarion. Scappa, fuggi. Mamma mia, è pieno di topi lì. Tutte ste rovine. Che peraltro poi il clima non adatto. Cioè, noi abitiamo bene soltanto nel clima temperato, quell'isolano. Ok, il clima temperato normale noi non andiamo bene. Spiegami il perché, non lo so, sarà la salsedine, ma pure anche questi qua sono sul mare, cioè. Non capisco, ci sarà un microclima del vortice. Portatore di tenebre morto, imboscata vanificata di Velissan, quindi vuol dire che sono usciti e sono passati. Passa di qua. Ok, vieni via. Cos'è questo? Elfi Silva. Ah, le piante. Cacchio, guarda quante risorse ci sono qua, però. Madonna. Allora, imboscata vanificata. Questo è passato di qua. Allora, noi sai cosa possiamo fare? Noi possiamo andare a togliere il tempio di Loc. Via. Via. E due. Molto bene. Cara Velissan. Cara Velissan. Lui l'abbiamo già spostato, vero? Eltarion, sì, l'abbiamo già spostato. Allora, qui potremmo riparare il porto, ripariamo anche la città. Ho una paura che ci intercettano in mare che voi non avete idea. Pensa se becchiamo tipo uno amichevole, il conte Noctilus. Polipetto. Davy Jones di Warhammer. Ok. Allora lui è sceso per attaccare lì sotto. Va bene, perfetto. Ha fatto la cazzata. Ha fatto la cazzata lui. Lui ha fatto la cazzata. Perché adesso noi lo andiamo ad attaccare. Perdiamo due lance, ma va benissimo. Perfetto. Abbiamo ottenuto l'assaggiatore. Molto bene. Molto bene, molto bene. Oh, ce l'hanno buttata giù. Allora noi estraiamo il cinabro qua. Estraiamo il cinabro che prima non avevamo. Questi producevano i ninnoli. Ok. E noi ci prendiamo due di questi. Poi tu vieni qua. Dai, Eltarion, ritorna, ti prego. Allora, mo c'è lecca stivali. Bestie di punto grigio. Questo è un topino. Con il quale però noi non possiamo parlare. Sai che mi preoccupa un po' questa cosa? Io non vorrei che adesso questi qua ci vengano a rompere i coglioni a noi.
Io li girerei alla larga da quelli lì, sai. Allora, sono arrivati gli alti elfi ribelli. Che palle. Che palle. If you will it. Torniamo da loro e li facciamo fuori. Noi abbiamo un controllo infimo, eh. Noi abbiamo veramente un controllo infimo in queste terre. Ah, abbiamo sbloccato però, attenzione, un reggimento della fama. Artigli di Thor e anche i discendenti di Matlan, lancieri. Aspetta un attimo. I serve the Phoenix King. Reclutiamoli. Perfetto. Allora, mamma mia, sto topino. Allora, qua prendiamo. Cos'è questa roba? Un vascello? Ma che roba è? Trombettieri. No, fai munizioni di ricambio, va. 1.300, con 1.300 non ci facciamo nulla. Ripara il porto. Chissà se quel coso lì possiamo esplorarlo. Non so perché aveva un cerchiolino. Ciao, Gilgalion. Vuoi commerciare con me? Cosa mi fa? Cosa fai? Mi vendi tinture. Mi vendi tinture. Allora, questo me l'avete insegnato voi, ciccioli. Ok, è uguale, cambia cazzo. Mamma mia, la povertà elfica. Pure mi sembravano così ricchi gli elfi, non so perché. Questo cos'è? Alti elfi ribelli. My prowess is needed. Ok, e qui dobbiamo continuare a fare il giochino dell'orso. Qui dobbiamo continuare a fare il giochino dell'orso. Lui si muove. Ok, Velisan. Che qui è in aumento. Bene. Non costruiamo niente. Luogo interessante. Mentre navigavi tra i forti venti, la tua vedetta ha individuato qualcosa di interessante tra le acque a poppa. Ma navigarvi troppo velocemente perché la si potesse identificare. Passa alla modalità predefinita prima di tornare sul posto per dare un'occhiata da vicino. Stand ready. Make sail. The Grim E cosa Prince. abbiamo fatto qua? Ok, My life for Tor Ifres. Full speed. e che cos'è sta roba? The wind is purgatory. Vedi che allora c'era qualcosa lì. Però mi sa che forse eravamo nella modalità sbagliata, perché eravamo in quella veloce. Popolazione infelice. Oh, bottino sommerso. Potresti dover sconfiggere un nemico in battaglia. Ok,
Vediamo che cosa abbiamo preso. Del denaro. Bene. Allora, tu puoi spostarti addirittura fino a qua. Inizia a venire lì. Così in teoria abbiamo evitato il topino. Allora, tu potresti andare ad assediare Tori Vress. Teniamola sotto assedio. Oh, che bello però. Che figata questa cosa dei zizzoli. Cava di estrazione del cinabro. Ma questi estraggono cinabro. Ah, perché è quella di là, ok. Sì, dai, adesso possiamo farlo il cinabro. Possiamo anche riparare questo. E possiamo leoni bianchi di Crace, leoni da guerra di Crace. Elmi d'argento scudi, prendi gli elmi d'argento scudi. Che a me dalla cavalleria buona farebbe anche comodo. Che bello. Ah, adesso il signore di Tori Vress è tornato sul ciambellone. Sul ciambellone, mio signore. Yes. Adesso è ufficiale. Altasar il leone bianco. Oh là. L'abbiamo portato in salvo. Yes. 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 Abbiamo barattato una colonia per riunificare il ciambellozzo. Occupiamolo normalmente. Audace, molto bene Velissan. Molto bene Velissan. E adesso qua c'è una battaglia epica. C'è una battaglia epica che però noi potremmo fare solo il prossimo turno. Eltharion. Tor Ivress. Cockiness. Ma vai dentro qua che magari in un turno ce la fai a far tutto. Corruzione meno 5, bonus grado 1, capacità di reclutamento locale, costi di reclutamento, crescita. Io prenderei bonus grado 1 e capacità di reclutamento. Lo vuole Tyrion? Tyrion Lannister. Questo ci vuole bene, siamo lì. Vuole un accordo commerciale. Per vendermi della roba che io possiedo già? Stai scherzando? La posso produrre io quella roba lì. I ninnoli non li vuoi? Che palle. Cazzo ci facciamo con sti ninnoli? Possiamo barattarli con il conte Noctilus in cambio di qualche tesoro segreto? Arrivano i branchi bercianti. Oh, da lì sotto. Ok. Oh, questo qua verde è enorme però, eh. Quel mare lì è enorme. Allora, io direi, inizia a venire qua. Poi direi, allora, tu inizia a dargli questo, questo. Poi direi la cavalleria. Quattro arcieri. Fai una roba del genere. Prince Eltharion. Allora, leva questa. Aspetta, fai così. Ottimo. Io direi che lui potrebbe pensare di andare adesso a combattere quella battaglia qua. Che modalità ha assunto lui, scusa? Assume standard formation. Cioè, così lo può fare. Aspetta. Dagli
Fai una roba del genere. Perfetto. Show no weakness. Io direi teletrasportiamo. Rook, no, no, aspetta. Lui è il Tarion, ok. Vai. Chi ci becchiamo? Ma questo è Constantine. È un finto Constantine. Minchia. Minchia. Guerrieri del caos. Oh Cristo. Oh mio Dio. Ma dove ci siamo imbattuti? Questo è Constantine del Caos, è uguale, identico, è Rasputin. L'avanguardia del caos. Diciamo che questo filmato qua che mi va sotto la montagna. Vabbè, allora vediamo un po' come si... Uff. Oddio. Understood. Asura, forward. We advance for duty. Asa, move. Illyrian Reavers. Advance. Possono passare anche da lì, Orders received. March. We will obey. Assur, advance. Lakai! Defending order. Attacchiamoli. Madonna, 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 ci attaccano di brutto. Ma questo vola. Ma questo stronzo vola. Vabbè che con gli arcieri li stiamo facendo un disastro incredibile, eh? Bloccateli tutti. Boh, l'abbiamo già ammazzato il pirla. Questo ha tirato due magie e è morto? Fantastico. Ti piacciono i miei arcieri? Stupido. Stupido. Il problema è che questo... Eccoli là. Eccoli là. Eh sì, perché questi di solito... Ok. Sai che te però ti porterai di qua, perché di qua potrebbero passare. Di lì potrebbero passare. Dentro. Ok. Mazzate sto disgraziato, per favore, grazie. Ok, tiragli una magia lì. Curioso di vedere com'è sta magia. Sì, grazie. Grazie, ha ucciso me questo coso. Ok.
Oh cazzo. Understood. Death to all. Loyal. As you say. It will be done. Ancestors. For Assyrian. Ok, ha iniziato a bersagliare quello. No, forte contro i personaggi, questo non mi piace. Cos'è sta roba? Execute them. Vai, 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 vai. Without fail. Without fail. Perfetto. Catturatelo. Catturatelo, catturatelo, catturatelo. Ok, ottimo. Merda, ce n'è un altro. Questo è un livello 20. Ok. Perfetto, prendeteli lì. Ammazzate questi qua. Perfetto. Prendilo. Voi iniziate a girare. Vai, Eltarion, fagli male. Fagli male, Eltarion, fagli male. Fagli male, fagli male, fagli male, fagli male. Minchia, c'è un cannone. Cavalieri. Dai, dai, è morto, è morto, è morto. L'abbiamo ammazzato, raga, l'abbiamo ammazzato quello, perfetto. Mettetevi qua. Arcieri dell'Illyrium, perfetto. Custodi stanno correndo in mio aiuto. Ma che cazzo c'ha bisogno del tuo aiuto? Che li ho disintegrati questi. Dai che l'abbiamo ammazzato pure lui. Vieni qua, disgraziato, vieni. Mamma mia, sono un portento questi arcieri. Attenzione perché stanno... Staccati. Che adesso questo tira la palla. Ok, sono arrivati i fenicotteri. Oh, ma che fighe. Ma che fighe. Certo che questa cosa qua è terribile. Dentro, dentro, dentro. Caricare qua. Li abbiamo massacrati, ragazzi. Li abbiamo massacrati. Perfetto. Ah, ma è arrivata il fenicottero lì. È arrivato il fenicottero. Disintegrati. Benissimo, 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 benissimo. Mica se sono forti quelle fenici, oh, raga. Porca loca. Yes, yes, così. Molto bene, molto bene, molto bene. Ne abbiamo persi pochi, eh. Allora, c'è da dire che lui era un buon mago. C'erano forti le sue magie. Però ci è venuto addosso e letteralmente è stato impallinato dai nostri arcieri malissimo. Ma veramente, veramente male. E si vede che Eltarion è tornato sul ciambellone. Il cuoricino dell'amore. Vuoi mettere un uomo come lui col cuore in fronte contro quell'altro? Detto questo, io vi do appuntamento nel prossimo video. Ciao belli!